Buongiorno a tutti, siamo i ragazzi del Bookblog e siamo qua con Valentina Bellè per farle qualche domanda. Come prima domanda volevo chiederle, com'è stato lavorare al fianco di Dory nella creazione del suo personaggio durante il film Il Principe Libero? Guarda, è stato un regalo prima di tutto, come diceva prima Francesca anche. Guarda, all'inizio lei è stata proprio, mi ha accolto come in famiglia, da quando ho saputo che avrei fatto parte del progetto mi ha invitato a casa sua proprio, quindi sono andata, la prima volta che l'ho incontrata è stata a casa sua e sono rimasta da lei a dormire, quindi cioè, mi ha proprio accolta, sono rimasta da lei 3-4 giorni e libera di farle qualsiasi tipo di domanda, di stare a casa sua a dormire nel letto di Fabrizio, quindi figurati anche io. E quindi è stato meraviglioso e arricchente, è veramente arricchente, un regalo appunto. E poi sul set, da un lato, insomma, da un lato è stato difficile perché comunque la responsabilità che sentivo nei suoi confronti, no? Di riuscire a rappresentare quello che lei ha vissuto, avendola davanti. È stata tosta, ma allo stesso tempo avere lei lì che monitorava il tutto, non solo rispetto a me che interpretavo lei, ma rispetto a tutti i personaggi che poi lei ha conosciuto, ovviamente. È stato un modo di affrontare il mio lavoro che come non avevo mai avuto opportunità di fare, e quindi interessantissimo. Grazie. Ok, io sono rimasta particolarmente colpita dall'emozione che ci hai messo nel leggere le parole del libro nell'incontro e volevo chiederti qual è stata la tua emozione nell'interpretare il personaggio di Dory Ghezzi. Ma è stato un'emozione, è stato un film difficilissimo per mille motivi, quindi forse l'emozione più grande è stato, ho avuto l'impressione di superare me stessa avvicinandomi a lei. Perché Dory è una donna straordinaria, davvero, ed è molto, vabbè, naturalmente migliore di me. Quindi forse la difficoltà e l'emozione poi più grande in alcuni momenti, pochi, che ho avuto l'impressione di essere riuscita a toccare quella sua maturità, quella sua grandezza per pochi secondi, quello mi ha stupito, è stato bello. Grazie per le parole. Grazie a Grazie. voi. Ciao.